Siamo sempre alla ricerca di ristoranti da qualità da proporvi e quest'oggi ci troviamo alla Rosetta, un ristorante nel cuore di Roma, precisamente vicino al Pantheon. Entriamo dentro e conosciamo lo chef di questo storico ristorante. Entrati alla Rosetta siamo con Massimo Riccioli, lo chef di questo storico ristorante al centro, nel cuore di Roma. Buonasera e benvenuto con noi in trasmissione. Buonasera a voi, buonasera a tutti, chiaramente. Incominciamo a conoscere le peculiarità di questo ristorante che c'è qui da quanti anni? Beh, quest'anno come gestione della mia famiglia e mia sono 51. C'ho proprio lo stemma. Noi siamo qui che abbiamo iniziato con mio padre prima, un discorso sulla cucina marinara, cioè Roma credo che abbia scoperto la sua vocazione col nostro ristorante. È un po' presuntuoso chiaramente, però penso anche che sia la verità, perché dal 66 che facciamo solo pesce, e solo pesce intendiamo tutto ciò che riguarda il pesce, quindi anche pasta, primi, secondi, antipasti e il discorso crudo che va molto di moda, noi abbiamo iniziato nell'80 e facciamo il primo pesce crudo di Roma. Quindi il primo 81, sushi, diciamo, sì, così. Diciamo un sashimi mediterraneo con riferimenti alla una cultura del sud, quindi perché noi veniamo dalla Sicilia, quindi mio padre ha portato tutto un bagaglio di conoscenze, di gusto, di piaceri, di sapori che vengono da un'isola meravigliosa che ha nei sapori proprio la sua, come dire, la sua specialità, che al momento che tratti una materia come il pesce, che ha mille punti di vista, mille dettagli, perché ovviamente è legato molto al tempo che passa dall'uscita dal mare all'arrivo nel piatto, no? Certo. È importante. Cioè, la freschezza, no? Certo. La freschezza. Noi siamo ancora di più, cerchiamo di anticipare questo discorso la sera stessa. Noi abbiamo un nostro collaboratore che va nei porti del Lazio, che ricordo sono Civitavecchia, Anzio, Fiumicino, per arrivare poi a Santo Stefano o a Terracina, che sono un po' più distanti, però tutti raggiungibili un'ora di macchina, quindi noi riusciamo ad avere la sera alle 8-9 di sera questa macchina che arriva e porta il pescato del giorno. Ecco, noi prendiamo quello perché pensiamo che sia un discorso molto più qualitativamente più alto. Abbiamo allargato un po' una clientela internazionale, come la città. Vabbè, lo impone, poi giustamente siamo al centro, al Pantheon. Ovviamente, poi tu stai al Pantheon, esisti, quindi esisti su guide, esisti su riviste, articoli, quindi per me è motivo di grande soddisfazione. Questo cambio generazionale, no? Origini siciliane, ovviamente poi invece tu sarai nato qui a Roma. Cosa c'è della cucina siciliana che è rimasta nella tua cucina e cosa c'è invece di romano? Beh, questa è una bellissima domanda, perché chiaramente io credo che la cultura gastronomica deve nascere da una cultura, non può. Sì, sicuramente ci sono dei piatti che possono essere interessanti, accattivanti, come dire, piacenti, però io, forse per mia estrazione, mia cultura, nascere in una famiglia siciliana, stare in Sicilia, vedere il pesce, assaggiarlo, e forse a volte anche un po' troppo, come dire, un po' troppo, c'era tutto un po' troppo, cotture, sapori, però da quello poi riuscire a pulirlo, a definire il gusto giusto, il gusto equilibrato, credo che sia una strada molto giusta. Cioè io penso che i palazzi devono avere le fondamenta prima di costruirci sopra, e una cultura come la nostra che nasce da mille anni, cioè da 2000 anni, considerate i romani o i greci o gli arabi che comunque sono passati da queste parti, chiaramente ti dà dei riferimenti di gusto molto più ampi. Io adesso andrò a Bruxelles, ho una show con nella mostra mondiale del pesce.
io non capisco come la fanno a Nord Europa, però succede questo. Io immaginavo se facesse a Napoli, che ne so, a Catania o a Palermo, invece la fanno a Bruxelles. E andiamo a Bruxelles, per carità, la globalizzazione ci impone anche dei tour diversi. E andrò lì e mostrerò la mia idea di pesce, no? Quindi, questa contaminazione, no? Con altre anche culture all'estero, assolutamente favorevole. Ti ha mai aiutato nella creazione di un piatto, oppure rimani, sì, per le tue tradizioni? Ma diciamo, guarda, così, io credo che la mia tradizione è mediterranea, poi che se nella tecnica io posso metterci due cotture invece di una e ottengo un prodotto magari più delicato, più morbido, più croccante, non lo so adesso l'idea che vuoi avere da un piatto, però ci sono delle cucine diverse dalla nostra che è assolutamente rispettabile. La nostra che c'ha in più? Gli ingredienti, che sono l'eccellenza. Dove lo trovi l'olio extravergine come il nostro italiano? Non c'è. E l'olio è un elemento fondamentale per la salubrità di un piatto. Qual è invece il piatto al quale tu sei più legato? Ma guarda, i piatti sono tanti, perché dopo 51 anni come fai di un piatto? È chiaro che c'è uno spaghetto alle vongole, rappresenta la storia, poi noi usiamo le vongole quelle vere, perché pure lì c'è tutto un discorso da fare, perché come sono vongole veraci filippine e poi le vongolette nazionali, che sono le migliori. Però le vongole veraci vere sono una vongola straordinaria, che costa di più, però poi se vai a pesare il prodotto costa di meno. Quelli storici, è chiaro, te li chiedo, cioè a me ancora i spaghetti neri, io li reputo uno dei top ten. Ci manca come lo spaghetto, eh sì, però è nero. E il nero piace poco perché è un colore strano. Invece il nero è un bellissimo, il nero di seppie, noi lo facciamo con le seppioline piccole, che tu salti in padella, gli esce quel nero, no? Quel colore che a loro serve per mimetizzarsi o per sfuggire a un pericolo, ma tu quella quando lo mangi e tu c'hai il mare nella tua vita, nella tua esistenza, ed è una cosa meravigliosa. Però se tu dici nero, 9 su 10 non lo prendo. Perché? Perché è nero. Ma il complimento più bello che ti hanno fatto? Ma il complimento più bello me l'hanno fatto un gruppo di tedeschi di Monaco che sono stati una settimana a Roma e sono venuti 7 giorni a cena da me, 7 giorni di seguito. E la cosa ancora più originale è successa una volta che 2 hanno mangiato dalle 7 alle 10. Sono andati via e sono tornati dopo un'ora. Dice, volemmo rimangiare altri piatti. La stessa serata. La stessa serata, per cui io sono rimasto molto colpito, no? Come gente che mi ringrazia, magari adulta, che non hanno mai mangiato così bene il pesce o così bene una pasta, eccetera. Però questo è il prodotto di una, come dire, di un dogma. Cioè io faccio tutto espresso, non c'è una cosa pronta, a meno che, non so, fai i moscardini, i polipetti che devono cucinare un'ora, te li prepari prima, è inevitabile lì, no? Il polpo bollito. O vabbè, non mi sembra che ci siano altre cose che io preparo prima. Il tempo medio di una cottura di un piatto è di 7, 8, 10. Io faccio una zuppa di pesce preparandomi il fondo prima con i pescetti eccetera, 15 minuti. Quindi è una cucina molto veloce anche. Ma non è veloce, è perché quello è il tempo giusto. Cioè il pesce quando è andato via il sangue non è che deve cuocere in altre 2 ore. È pronto. Cioè è pronto. Se tu lo fai cucinare in più gli dai solo un'offesa al pesce. Tu lo, se io un pesce che è pronto lo tengo ancora in padella e diventa poi molto cotto, tu l'hai ossidato e quella, il fegato dice, me l'hai ossidato, mo ci metto 2 giorni per digerirlo. Ricordiamo dove si trova il ristorante La Rosetta, l'abbiamo dato un riferimento prima, come che vedi, al Pantheon. Quindi proprio nel cuore. Qui non è La Rosetta al Pantheon, ma è il Pantheon La Rosetta. Questo è un mio amico che mi ha, come dire, omaggiato di questo bellissimo quadro. L'autore si chiama Pizzicannella, che saluto e ringrazio perché è un mio amico del cuore, amante della cucina, del buon bere, eccetera, eccetera. Se no non potremmo ovviamente essere amici, cioè, io non ho amici che non amano il cibo. Ebbene, adesso in chiusura vi faremo vedere un piatto preparato proprio da lui.
una pasta oggi con queste meravigliose seppioline. Come vedete sono dei piccoli di seppia. La loro peculiarità è che hanno una carne molto tenera e quindi andremo a cucinare. Metto dell'aglio perché a noi interessa, come vedete intero, interessa insaporire l'olio. Noi stiamo nella costruzione di un sapore che ritroveremo dentro al nostro piatto. Questi sono spaghetti trafilati in bronzo, quindi hanno una superficie abbastanza rugosa in modo che la salsa si agganci bene, e io circa un etto lo metto in questa bolla di pasta, lo lasciamo tranquillo e noi ci dedichiamo alla nostra ricetta. Ci piace un po' piccante? Sì. Allora mettiamo un pezzetto peperoncino fresco, guardi questo verde, è gustoso e non è molto forte. A me piace che si senta un po' l'idea del peperoncino. A questo punto io prendo le seppie, quelle più piccole, e queste qua io le metterò in quest'olio. Adesso sentite bene il suono, Per aiutarlo un po', io metterò un po' di pomodoro. Questo, guardate quanto. Questo è un pomodoro pelato, buono ovviamente, pelato sano. Ecco, quando metto il pomodoro, per ricordarmi, metto un po' di sale, un po' di basilico. Vedete il nero come comincia a uscire, a colorare? Nel frattempo la seppia si cuoce. Io faccio un brodo vegetale che mi serve per bagnare il pesce e l'appoggio qua. Prendo lo spaghetto e lo metto in questa padella. Eccolo, vedete? Ecco il nostro spaghettino, vedete com'è bello, nervoso. Guardate che bel colore, nero, di un'eleganza. Volendo potreste fare anche una base di pomodoro sotto. Eccolo qua. A me piace mettere un piccolo intervento di ricotta salata, quella siciliana. Eccola qua.